Cosa accade se la Camera approva questo emendamento già votato dal Senato? Che beni che vengono considerati non utilizzabili, voglio capire, se non sono perché ci sono questi meccanismi che lo impediscono, possono essere messi all'asta, possono essere venduti. Toccati. Chi li ricompra? Allora il problema è che certamente si faranno avanti personaggi incensurati, certamente, delle aziende, si faranno avanti delle imprese, si faranno avanti certamente di prestanomi. O realtà che vengono foraggiate, incensurate, trasparenti per fare tutto questo in cambio di altro. Io non ho gli strumenti per dire A o B o C, sappiamo solo che questa è una storia che viene da lontano e che quando Pio La Torre si batté per quella legge, quando noi raccogliemmo per uso sociale 1 milione di firme, quel punto fermo era traversale con molta determinazione e con molta chiarezza. Sono oltre 3.000 i beni che aspettano di essere assegnati. Quanti anni ci vogliono, in genere, prima che tornino a produrre economia legale? I tempi sono stati molto lunghi, devo dire che sono stati fatti però dei provvedimenti che potrebbero accorciare i tempi, ma la burocrazia, vari elementi non sono così semplici e facili per accorciare queste modalità. Faccio un esempio, molti di questi beni sono sotto ipoteca bancaria, al 36%, una buona percentuale, quasi il 30%, sono ancora occupato dagli stessi mafiosi, una parte è divisa con altri personaggi e quindi non è tutto semplice e facile. E poi chi è che se li va a riprendere? Perché le mafie hanno sempre intemorito, hanno sempre minacciato, hanno sempre cercato di impedire che altri si permettano di toccare il loro bene, perché, ripeto, è il segno di forza, di potere, di controllo. Cosa significa per chi non vive nelle regioni infestate dalla mafia? Cosa vuol dire uso sociale? Vuol dire che diventano scuole, asili, centri per anziani, punti di aggregazione per i giovani, case famiglia. Vengono messe a servizio della collettività, cioè questi beni vengono restituiti alla collettività, ritornano ad essere della gente. Le mafie hanno fatto la loro fortuna sulla disperazione, la fatica, la sofferenza, con la violenza, spesso anche con la morte. Non è un caso che proprio oggi 350 familiari delle vittime hanno firmato un appello, ne hanno rivolto uno loro proprio, che nasce da quella sofferenza ma anche da quella voglia di impegnarsi. E allora noi dobbiamo fare in modo che ritorni tutto alla collettività, ciò che è stato sottratto con l'illegalità e con la violenza.